C'è prepotente urgenza di risolvere la questione delle carceri. Dall'inizio dell'anno un centinaio tra detenuti e agenti di polizia penitenziaria si sono suicidati, altri 100 sono morti per cause innaturali. Lo dice Marco Pannella, ospite della nostra regione. Allora, il servizio Sessa dalla redazione di Trieste. Tanti temi affrontati da Marco Pannella, ospite a Gorizia nel Sweet Café, dove peraltro Marco Pannella nella giornata di giovedì ha visitato il carcere di Gorizia. Ma sentiamo Pannella su due temi: prostituzione e droga da un lato, quindi liberalizzazione, anzi legalizzazione, e dall'altro invece se ci può essere una possibilità in Italia, vista la situazione, di rivolta civile. No, smetteremo di finire, perché così si continua. Perché a questo punto la prostituzione cambia magari un po' forma, ma che so io, i bunga bunga, binga binga, non so come capire si chiamano, tutto quanto. Noi vogliamo legalizzare la prostituzione come vogliamo appunto legalizzare la droga, e la sottrarremmo alla mafia, al potere della mafia, la sottrarremmo appunto alla sua funzione mortale. Perché la droga proibita fa sì che se oggi se pensi di farti un bello spinello innocuo, non è vero. Perché la droga non legalizzata, non controllata, oggi se tu prendi uno spinello ci sono 12 possibilità su 18 che quello è un prodotto chimico pericoloso. Mentre è noto dove si coltivava la marijuana e via dicendo per millenni, come noi, l'uva, no, l'olivo, eccetera, non c'era mai stato un morto. Ma per lo Stato incasinato e lo Stato antidemocratico, la rivolta la vogliono, perché poi diventa l'alibi. Vogliono il terrorismo, perché lo Stato deve difendere da eccetera. No, è la non violenza. Oggi nelle carceri italiane hanno scoperto detenuti rumeni, africani, cinesi anche, che la forza contro la violenza, contro il potere, è una forza diversa. Marco Pannella, eh?